In Romagna, centro della creatività, da molti anni ospita un concorso riservato a giovani stilisti delle calzature. Giovanna Greco. Ho scelto una fiaba, in questo caso ho scelto Alice nel Paese delle Meraviglie e poi ho fatto una collezione raccontandola con una scarpa per ogni personaggio. Classe 1986, italo-messicano Alberto José Nava Tassinari ha vinto la 17ª edizione del concorso internazionale per giovani stilisti, un talento per la scarpa. Ha una sensibilità verso sono i materiali o le linee che di solito diciamo, all'inizio non si ha, no? Invece è abbastanza designer. In 125 da tutto il mondo, per la quarta volta nella storia del concorso, vince la creatività messicana. Sappiamo che hanno una grande tradizione di cultura, di disegno, di murales, insomma una tradizione che per noi significa linfa. Per il giovane messicano un periodo formativo di 3 mesi e mezzo a San Mauro Pascoli presso il CERCAL, la scuola internazionale di calzature. Sviluppi linea. Sceglie il sandalo, c'è. È vero che il talento è fondamentale, però senza la formazione il talento è cieco, non ha strade. Poi 6 mesi presso una delle 4 aziende associate a San Mauro Industria e una borsa di studio di 4.000 euro. La creatività per me è la maniera di esprimersi al massimo, è come fare arte.